Facciamo una pausa? Non si può mettere in pausa? Dico, se spingo, se chiudo, spingo rosso, finisce il video. Sì, quindi deve ricominciare da capo. Thank you.
se questo luogo ci si può cantare. Se questo luogo ci si può cantare, allora noi stasera canteremo. Se no fanno le scuse e ce ne andremo via. Questa è la piazza della Lattughella, dove che ci passeggiano le fate. Ci sta una giovinella tanto bella, ci sta una giovinella tanto bella, a questa piazza della Lattughella, disciuto quella tocca che la mia. Thank you.
Fa un po' freddo, ma proveremo a scaldarci. Sentite buona gente, una ta canzone, che quella che è successa non è falsità. A un paese che attacca è vicino, l'aria non si può più respirare. E tutta la giornata era una confusione, la gente non teneva chi da pregare. L'acqua si era fatta peggio del novì, una morta lenta ma resteva arrivare. Nessuno si confida da sta scudare, la gente non è forza, va solo morire, gli occhi sono coperti di felicità. Se va scuppa, lo strumento cresce, diventa gigante, la gente capisce che si può salvare. Da mille parti cominciano ad arrivare, un calo di intervalli ci li fa sistemare. Lo spazio ormai non è più abbastanza, c'è la grande rossa che si deve scappare. La gente stipata, vecchi mezzani, bambini, animali, gli occhi ricominciano ancora a brillare, quando per l'aria si inizia a volare, si va in alto, più in alto dal cielo, lontani da un mondo che puzza di morte, l'organetto vola, la gente sicura, verso un altro mondo senza più paura, l'organetto la 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 la
la la la. Thank you.
straniero. Addio, addio, amore. Io l'Enola. L'Enola. Polo Nord. L'Enola. C'è anche l'Albia. C'è anche l'Albia. Sì. Thank you.
Racconta un episodio di guerra di 70 anni fa. Noi abbiamo vissuto su queste montagne, l'Enola, come Marano, come Esperia, ha vissuto dei momenti molto drammatici. La memoria di quei momenti è ancora viva in tanti racconti, specialmente nei racconti domestici. Non si è mai parlato fuori dalle mura di casa, perché sono storie molto feroci. In particolare sono storie che hanno riguardato soprattutto le donne e le ragazze. E il brano che viene raccontato, cantato in dialetto, poi riporta a quel terribile 1944, quando su queste montagne arrivavano altri francesi, erano già arrivati nel 99, nel 799, arrivarono altri francesi, stavolta però avevano, non erano soltanto chiari di pelle, erano un po' più, come diceva qualcuno, abbronzati. Ebbene, è il racconto cantato di questo momento molto particolare, che in qualche modo ci introduce anche a quella che sarà la parte conclusiva di questo nostro spettacolo, che noi abbiamo voluto in maniera semplice e diretta anche collegarlo a un periodo storico che viviamo. Noi tra poco celebreremo i 70 anni della liberazione. Il 25 aprile è una data importante per tutta l'Italia e soprattutto è una data importante che i giovani devono conoscere, e noi un po' abbiamo dimenticato il valore di questa data, è diventato un po' così una sorta di rito, che pure è importante, però senza la conoscenza diretta tutto ciò diventa qualcosa di separato dalla quotidianità. Invece il canto popolare, la storia dei canti popolari, ci riportano ad una dimensione quotidiana. Ed è il ruolo per cui continuiamo a fare questo mestiere da tanti anni, raccontare la storia attraverso la voce e le esperienze del popolo. Questa è la ballarella di Esperia.
Yeah.
c'è un piccolo cambio di scena, come vedete. E saluto di Marcella a nome di tutti noi. A Pietro Ingrao, nel giorno dei suoi primi 100 anni. Ciao Pietro, siamo ancora qui con te per festeggiare un traguardo che pochi raggiungono. Tutti noi felici partecipiamo all'evento nel riconoscerti come una persona speciale in una data unica e rara, orgogliosi di poter dire io c'ero. Vi faccio portavoce dello stato d'animo di tutto il coro di Ambrogio e Anna Rita, nostri ineguagliabili maestri. L'attesa di questo giorno, già proclamata qualche tempo fa, ci aveva messo un'emozione nuova e pur tuttavia già conosciuta lo scorso anno. Tutti insieme abbiamo preso il pullman con un entusiasmo bambino per poterti gridare il nostro affetto e cantarti con tutto il cuore che la canzone che ami e che noi più di ogni altra volta eseguiamo con trasporto per farti arrivare carica della nostra partecipazione. Memori del tuo passato che ancora ci accompagna nelle stanze della nostra memoria, auguri Pietro, un abbraccio cumulativo da tutti noi che, come vedi, siamo proprio tanti. Continuiamo questo applauso per il grande, e non è soltanto un festeggiativo artistico, Ambrogio Sparagna. Caro Ambrogio, c'è arrivata adesso una notizia meravigliosa che voglio condividere con questo straordinario pubblico di Lenola, e quindi chiamo il sindaco e il professor Anto Giovanni qui sul palco con me, unitamente ad Marrigo Rosato, e se c'è anche la signora Izzi. Quindi prego sindaco, un applauso al sindaco Marrigo. Se non sbaglio, questa è la quarta volta che tu sei qui, sempre con grande successo a Lenola, è vero? Questa è la quarta volta? Mi sa che verrai ancora, perché stasera il sindaco ha dato una notizia straordinaria. Da qui a qualche ora, nella casa comunale, che cosa farà? In maniera ufficiale, quindi lo diciamo soltanto adesso in maniera ufficiosa, verrà consegnata la cittadinanza onoraria ad Ambrogio Sparagna. Stiamo lavorando. Grazie. Quindi abbiamo dato questa notizia e ci fermiamo sempre in casa Sparagna, perché adesso consegneremo una bellissima targa a te e un omaggio floreale alla tua signora che è qui dietro. Prego, un applauso anche a lei. Prego, chiamiamo Morena, un applauso anche a Morena per questa consegna ad Ambrogio, per il grande talento, ma soprattutto per aver saputo tradurre in musica le radici di un grande popolo. E do il microfono al sindaco. Buonasera a tutti, al maestro Ambrogio Sparagna, all'amministrazione comunale di Lenola, con riconoscenza in occasione delle iniziative per il 100° compleanno dell'onorevole Pietro Ingrao, figura prestigiosa della nostra terra, il sindaco e l'amministrazione comunale. Ringraziamo Ambrogio Sparagna per questo concerto che ci ha voluto tenere stasera, che è capace sempre di trasferire delle grandi emozioni. È la quarta volta che torna a Lenola, bisogna dire che in più di un'occasione come questa torna gratuitamente, e lo fa per la figura del presidente Ingrao e per la comunità di Lenola. Ringrazio la famiglia Ingrao per la presenza, qui è presente anche Giulia, che ho visto la sorella di Ingrao, per le belle parole che anche ha speso a favore della nostra comunità e della cittadinanza lenolese. Speriamo
di vederci ancora e di ripetere queste emozioni con il maestro Sparagna e con il suo gruppo, così come è avvenuto questa sera. Grazie. Io sono commosso di questa cosa che mi avete fatto, e veramente sono molto contento e onorato. Musicista che canta le tradizioni popolari è figlio della sua terra, e da stasera sono anche figlio di Venola, e sono molto molto contento, grazie. La signora vuole aggiungere qualcosa? Ringrazio tutti, mi prendo anche il mazzo di fiori. Sì, grazie, anch'io sono molto contenta di aver partecipato a questa manifestazione, ho avuto l'onore di conoscere più di una volta l'onorevole Pietro Ingrao, è stato sempre un incontro molto molto emozionante, sono felice stasera di poter festeggiare insieme a tutti voi i suoi 100 anni, grazie a tutti, buonasera. E io chiamo a caso, così da questo grandissimo coro che merita ancora un forte applauso, una giovane corista, l'applauso a lei, perché consegniamo adesso la targa al coro, sempre la nostra Morena per questa consegna, foto di scena come dicono quelli che fanno la TV, e anche questa è fatta. Facciamo un bis, dai. Facciamo un bis, perché subito dopo le premiazioni continuano. Vai là, non si cagna la batteria. Che faccio? A tutti!
Ambrogio Sparagna, grande applauso ancora. Coro popolare e anche l'orchestra italiana che salutiamo con un grande applauso, dei grandi virtuosi, devo dire, tutti questi strumenti che rievocano la tradizione popolare. È una tradizione che arriva dalla Sicilia perché i genitori dell'onorevole Ingrao erano appunto siciliani di Grotte. Abbiamo l'onore stasera di avere il sindaco di Grotte, Paolino Fantauzzo, che chiamiamo qui sul palco con il vostro applauso. Prego sindaco. Qualche ora fa la città di Lenola le è stata grata per le sue belle parole, lei ha ricambiato con un volume della storia di Grotte e anche con una stampa di un edificio al quale voi tenete molto, che è in fase di restauro. L'abbiamo già restaurato, la torre normanna, serviva anche come osservatorio astronomico, è una delle cose più belle che abbiamo a Grotte. Vi invito, nel limite del possibile, se possibile, sindaco, sei invitato a Grotte assieme alla tua bella cittadinanza, così passiamo qualche giorno e andiamo a scoprire le origini di Francesco Ingrao. Viva la Sicilia! Adesso facciamo vedere anche questa stampa, no? È un bellissimo... ci sono anche delle note di accompagnamento storico.